Sì, buonasera a tutti, siamo qui in piazza Moglie di Maiolati, piazzale Kennedy. Sono Alessandro Lippo, coordinatore regionale di Vox Italia Marche. Siamo giunti al termine di questa campagna elettorale, decisamente impegnativa, decisamente accesa, decisamente evolutamente annunciata. Infatti siamo scesi in campo proprio per dare una narrazione diversa a quella che è stata la narrazione di questo mese, di questi mesi. Abbiamo parlato di regime Covid, perché ben riconoscendo quella che è stata l'emergenza epidemiologica, noi di Vox Italia Marche riteniamo, come tanti giuristi di rilievo nazionale, che dovesse gestita nell'ambito costituzionale, senza comprimere in maniera eccessiva, come riteniamo sia stato, la nostra Costituzione. Siamo qui ad Ancona, abbiamo la nostra capolista Rosella Sbarbati, che è biologa, nutrizionista e docente di nutrizione all'università. Poi abbiamo Jonathan Giacchetta, lui la Jonathan lavora nel settore economico. Poi abbiamo un altro Jonathan, il più britannico, McCarthy, il nostro professore d'inglese, la nostra amica Altea, e non sono qui questa sera Pierluigi Sbaffo, e praticamente altri due medici di prima linea, che ringraziamo di cuore per aver aderito a questo impegno, questa vocazione civica di intervento nella regione. Quindi diciamo grazie anche al dottor Claudio Piersimoni di Senigallia, al dottor Enzo D'Addesa di qui di Ancona, e grazie anche a una nonna che non è potuta anche essere qui questa sera, Giuliana Bianchini. Quindi già come vi ho narrato le personalità che abbiamo qui ad Ancona, vedete bene che tutte persone che hanno una propria occupazione, hanno anche famiglia, quindi non facciamo politica perché dobbiamo occupare un posto, un certo punto di un posto di lavoro. Facciamo politica per profondo senso civico in un momento così straordinario. E voglio aggiungere un aspetto anche importante: Vox Italia Marche è alleato alle elezioni comunali di Senigallia con Senigallia Bene Comune, dove il candidato sindaco è un uomo di legge. Abbiamo aderito in maniera convinta alla sua chiamata di unità per cambiare anche la gestione amministrativa di Senigallia. Quindi invito tutti i nostri amici anconetani a sostenere i nostri candidati nella giornata di domenica e lunedì, e per i cittadini di Senigallia a portare come Senigallia Bene Comune con Vox Marche, con il candidato sindaco, a una nuova gestione della città. Bene, grazie a tutti per essere qui questa sera e cedo la parola alla nostra Rosella Sbarbati. Grazie Alessandro. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti stasera. Vox Italia Marche e Rosella Sbarbati, cosa c'è in comune? C'è il grosso desiderio di cambiare questa regione. Difatti, se noi vogliamo dire dei sì, che adesso arriveranno nel mio discorso, nella mia presentazione, prima dobbiamo cominciare col dire dei no. Intanto diciamo no alla regione debole, marginalizzata, economicamente in difficoltà e anche in grossa difficoltà sociale, che le passate gestioni della regione hanno lasciato. Una regione che è stata profondamente fiaccata anche dal lockdown che c'è stato adesso con il Covid, e quindi si trova in grosse difficoltà economiche, ma comunque che anche prima aveva tutte gli elementi di una profonda debolezza. Prendiamone in considerazione qualcuno: una regione che da molti anni sta cercando di risollevarsi dal terremoto che ha colpito gran parte della regione, con abbandono dei territori, molti cittadini sono migrati verso il mare, con abbandono anche delle attività, quindi dell'interno, soprattutto attività agricole, attività artigianali, e quindi la perdita dei saperi importanti che queste persone avevano e che potevano diciamo utilizzare per il benessere del territorio. I territori sono ancora, alcuni centri sono pieni ancora di macerie a 4 anni dal terremoto, quindi
questa è un'emergenza che la presente gestione della regione non ha saputo ancora fronteggiare. È una regione in cui quelle che sono le ricchezze culturali non vengono valorizzate. Pensiamo ad esempio al turismo. Possiamo dire che le Marche sono una regione turistica? No, le Marche non sono una regione turistica. Intanto è difficilissimo arrivarci, non c'è un aeroporto degno di questo nome. È collegata, le Marche sono collegate con Roma, ad esempio, con una vecchissima linea ferroviaria ad un binario, cosa che veramente è quasi incredibile da dire. Non ci sono infrastrutture moderne che favoriscano la regione e il turismo nella regione, ma soprattutto manca una visione d'insieme. Allora, la visione d'insieme è un motivo importante di questo mio intervento e di questa mia partecipazione con Vox alle elezioni regionali. Che cosa significa visione d'insieme? Visione d'insieme significa avere un'idea di come questa regione possa risollevarsi e possa avere una politica integrata del territorio che quindi coinvolga tutte le attività della regione stessa e che quindi possa dare a questa regione uno sviluppo che sia economico, sociale, politico, turistico in maniera integrata. Quindi le Marche devono riprendere coscienza della loro centralità. Che cosa significa centralità delle Marche? Riavere una loro identità. Le Marche erano una regione importante dal punto di vista industriale, la piccola industria diffusissima nel tessuto marchigiano, erano considerate un fiore all'occhiello dal punto di vista dello sviluppo culturale e anche dello sviluppo economico, e adesso tutto questo si è perduto e si sta perdendo gradualmente. Quindi riprendere una visione che allontani la vecchia politica, cito ad esempio una affermazione di Mangialardi, il candidato del PD per la presidenza della Regione Marche. Mangialardi pochi giorni fa ha detto che vuole utilizzare i soldi del MES per ricostruire la rete sanitaria che è stata smantellata proprio dal PD e dalle sue politiche negli ultimi decenni. E poi oggi, è notizia di oggi che non posso tacere, voi sapete che c'è stato in Ancona questo terribile incendio del porto, quindi la città è in una situazione di emergenza. Situazione di emergenza che però prevede anche, no, la solidarietà della classe politica. Invece proprio di poche ore fa la notizia che Zingaretti ha deciso di non venire a fare una visita in Ancona, parole testuali, per rispetto alla città. Ma nella mia visione rispetto alla città significa venire, portare la propria presenza e portare anche il proprio aiuto per un'eventuale ricostruzione. Quindi è veramente un atteggiamento incomprensibile. Io personalmente, come candidata della circoscrizione di Ancona, domani andrò al porto a vedere la situazione e porterò la solidarietà di Vox. Quindi abbiamo parlato di una visione d'insieme. In politica bisogna essere visionari e bisogna mettersi anche in una prospettiva diversa rispetto a quella che ha portato solamente a guasti negli ultimi tempi. Prendiamo ad esempio la politica sanitaria. La politica sanitaria, sappiamo che è stata favorita la sanità pubblica rispetto alla sanità privata in maniera molto rilevante negli ultimi decenni, che è stata smantellata tutta la rete dei piccoli ospedali e dei presidi, quindi di salute sul territorio. E quindi una iniquità dal punto di vista della gestione della sanità. Quindi che cosa vogliamo fare noi? Il nostro programma prevede intanto di dare grande importanza alla prevenzione.
perché la salute è un bene prezioso e prima di recuperarlo bisogna cercare di non perderlo questo bene. Quindi la prevenzione è basata sulla corretta alimentazione e su stili di vita corretti e salutari. La prevenzione, come pensiamo di inserirla in questo tessuto territoriale? Pensiamo di inserirla intanto con la costituzione di una rete di piccoli ambulatori di dietetica preventiva, una rete di ambulatori di dietetica preventiva sul territorio, naturalmente del Sistema Sanitario Nazionale, per cui la Regione ha la possibilità di intervenire in questo settore, e questi sportelli di dietetica preventiva saranno incaricati di dare la corretta informazione sugli alimenti e su come gestire un'alimentazione che sia non solo sana ma anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo binomio dobbiamo abituarci a trovarlo sempre d'ora in avanti, perché sappiamo che la produzione di alimenti è uno degli elementi più importanti nella destabilizzazione e del pianeta Terra. Sappiamo che c'è un'emergenza dal punto di vista dell'ambiente: aumento delle temperature, eccessiva produzione di CO2, consumo delle acque pulite, consumo dei terreni e deforestazioni, che stanno portando a disastri sempre più grandi dal punto di vista ambientale. E inseriamo anche il Covid e le altre epidemie o comunque diciamo episodi di patologie che ci sono stati legati a virus negli ultimi anni, anche questo possiamo inserirlo appunto in questo mancato equilibrio tra quello che è l'uomo e quello che è l'ambiente. L'uomo e l'ambiente devono essere assolutamente in equilibrio, la nostra ecologia interna è quella esterna, non c'è differenza tra l'interno della persona umana e l'esterno, dobbiamo essere in equilibrio. Quindi curiamo la prevenzione. Queste nuove abitudini alimentari potranno dare anche impulso ad un nuovo tipo di agricoltura, e questo nuovo tipo di agricoltura dovrà essere anche oggetto di ricerca, perché non dobbiamo pensare di sapere tutto su come costituire un'agricoltura che sia rispettosa per l'ambiente. C'è molto da fare anche dal punto di vista della conoscenza. Quindi un nuovo impulso all'agricoltura in una visione però integrata, non basata sulla coltivazione isolata di semi dettata semplicemente dal fatto che c'è un sovvenzionamento per questo tipo di semina, ma in una visione integrata della regione, quella che adesso manca assolutamente. Poi possiamo completare la nostra visione della nuova idea di salute e di sanità con il discorso delle medicine integrate e degli approcci terapeutici integrati, che significa inserire accanto alla medicina cosiddetta occidentale, quella meccanicistica che è più diffusa da noi, che cura il singolo sintomo e cura il singolo organo, altri tipi di medicina e di saperi e di terapie che facciano ricorso anche a vecchie medicine, antiche medicine, come ad esempio la medicina tradizionale cinese, la medicina tradizionale mediterranea, e quindi acupuntura, fitoterapia, eccetera, omotossicologia, omeopatia, in maniera tale da rendere più economica la gestione della sanità, da renderla più efficace e da rendere possibile al cittadino anche la scelta della terapia che desidera fare. Quindi libertà di scelta, che è anche poi la nostra visione per quanto riguarda i vaccini. Per quanto riguarda i vaccini, noi chiediamo libertà di scelta e chiediamo conoscenza, cioè di sapere esattamente qual è la composizione dei vaccini e quindi di uscire da questa vaghezza, considerando i vaccini dei farmaci che, come tutti gli altri farmaci, hanno anche controindicazioni che devono essere conosciute per permettere una libertà di scelta da parte del cittadino. E in tutto questo, e con questo termino, voglio parlare anche un po', ho accennato anche il turismo. Anche il turismo può essere inserito in questa visione integrata delle Marche, ad esempio con dei percorsi di salute.
quindi far entrare il turista, che dovrà avere un accesso più semplice e facilitato naturalmente nella nostra regione, quindi tutta la rete di comunicazioni, far accedere a dei percorsi di salute che significhino anche un percorso di conoscenza delle nostre tradizioni alimentari, ad esempio l'alimentazione mediterranea, che non ci dimentichiamo che è un patrimonio culturale dell'UNESCO. E quindi accanto quindi all'alimentazione, la depurazione, la cura delle acque, la cultura, quindi la visita a quelli che sono i nostri luoghi culturali d'eccellenza, che devono essere inseriti anche in un percorso di conoscenza che parte dal passato e si proietta fino al futuro. Quindi Vox si mette in questa prospettiva di integrazione delle conoscenze, dei saperi, e anche in un'integrazione di quelli che sono i programmi. Basta con la politica che si limita ad attappare le buche man mano che si presenta la singola evenienza il singolo problema. Noi in questo momento da molti anni stiamo tappando le buche. Man mano che una buca si forma, si tappa con sovvenzionamenti che possono arrivare dalla comunità europea, e quindi diciamo ci facciamo grandi con questi soldi, che poi molto spesso sono solo teorici, perché manca una visione d'insieme che ci faccia accedere anche a questi finanziamenti. Gran parte di quelli che sono i finanziamenti della comunità europea vanno disattesi, perché non siamo in grado neanche di utilizzarli, e perché manca appunto una visione d'insieme e una visione integrata. Quindi Vox spera di avere un grande successo in queste elezioni per poter portare avanti questi progetti per la nostra regione.